per ore, nonostante la pioggia, che appunto ci ha costretti anche a spostare la location dell'incontro, che inizialmente era previsto in Villa San Bucchi, Parco Villa San Bucchi, è stato spostato qui proprio per svolgere il miglior modo possibile. Allora, iniziamo con questo incontro, adesso i nostri ospiti stanno arrivando tutti, vi dicono, perché la senatrice Mezzopane sta arrivando da L'Aquila, per strada, e il candidato presidente del Senato Alfonso, anche lui, insomma, penso che sia più vicino. Allora, consentitemi adesso soltanto un ringraziamento telegrafico ad altri due collaboratori, Alessio Criscella e Lorenzo Esposito, perché diciamo, sono stati incaricati dalla nostra coordinatrice Francesca Giamatti, che insieme a me, siamo tutti componenti della segreteria, siamo stati incaricati di organizzare questo evento, quindi ringraziamo anche Francesca. Allora, adesso non derubiamo ulteriormente tempo e iniziamo subito con i saluti che ci porta la nostra coordinatrice provinciale, e poi una volta che arriveranno gli ospiti passeremo loro la parola. Quindi invito Francesca adesso a farci un saluto e un'introduzione. Ecco, appunto, io dovevo fare solo un saluto, non trattenervi per... No, sto scherzando. Allora, io vi ringrazio di essere venuti oggi qui e voglio innanzitutto dirvi per quale motivo abbiamo intitolato questa iniziativa L'Abruzzo che decide. Ecco qui Luciano, Stefania e Marco Alessandrini che arrivano. Li facciamo sedere e chiederei a tutti di non sostare qui sulla porta, fate entrare, accomodatevi, ci sono altri posti, potete mettervi anche lateralmente. Allora, perché abbiamo intitolato questo pomeriggio, questa piccola iniziativa che abbiamo voluto fare qui a Pescara? L'abbiamo intitolata Abruzzo che decide. L'abbiamo intitolata così perché riteniamo che oggi la capacità decisionale degli rappresentanti politici e istituzionali faccia la differenza. Riteniamo che questo gap, questo vuoto che si è creato spesso tra i cittadini, la popolazione e i loro rappresentanti nelle istituzioni, sia un gap spesso dovuto anche alla mancanza di capacità decisionale, la capacità di portare a termine un'idea, un progetto, la capacità di risolvere i problemi dei cittadini e dei territori. Noi riteniamo, proprio per questo ho voluto dare questo titolo all'iniziativa, riteniamo che le persone che sono qui al tavolo e che a vario titolo si candidano a governare il nostro territorio oppure già lo fanno, come la senatrice Stefania Pezzopane che ci rappresenta tutti a Roma, riteniamo che queste capacità decisionali, la capacità di rappresentare le istanze del territorio, queste persone l'abbiano e riteniamo che questa capacità faccia la differenza tra il centrodestra e il centrosinistra. Fatemi fare una breve parentesi sulla questione che ci ha visti in questi giorni anche spesso, non dico polemizzare, ma dialogare sui giornali. Che cos'è la destra e che cos'è la sinistra? Io ritengo che oggi, fermi restando alcuni valori fondativi che il nostro partito rappresenta e che il centro-sinistra rappresenta, io credo che sia di sinistra riuscire a risolvere i problemi dei cittadini. Credo che sia di sinistra poter dire che l'Abruzzo diventa di nuovo una regione protagonista dell'Italia. Credo che sia di sinistra poter dire che non ci debbano essere più le liste d'attesa negli ospedali e che non ci sia necessità di avere l'amico che ti fa passare avanti o la raccomandazione per avere una visita per i malati oncologici. Riteniamo che questo sia di sinistra e quindi io credo che chi si candida a governare la nostra regione, i nostri territori con questi obiettivi, con queste prerogative, si rappresenti anche i miei valori di sinistra, i miei e quelli di tanti altri. Quindi credo che oggi noi ci dobbiamo un po' disabituare all'ingiustizia, ci siamo un po' assuefatti a questa ingiustizia, a questa ingiustizia latente, a questa mancanza di vera democrazia, anche questa mancanza di valori costituzionali. Ci siamo assuefatti perché per troppi anni, secondo me, abbiamo avuto una classe dirigente di destra, di centrodestra,
totalmente casuale, arrivata al governo dei nostri territori senza la vera motivazione di un progetto, di una visione della possibilità di governare bene le nostre città e la nostra regione. Ecco, io non vi rubo altro tempo e passo subito la parola a quelli che secondo me hanno la capacità di fare un Abruzzo che decide. Quindi passerei subito la parola prima a Marco Alessandrini, che oltre che un Abruzzo che decide farà una città che decide, così come noi la ricordiamo. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti, amici pescaresi, concittadini, grazie per essere qui per così gremire questa sala e grazie per questo entusiasmo che si coglie, che si apprezza, che fornisce energia. Come ogni candidato che si rispetti, sono abbondantemente in ritardo sul mio rullino di marcia, in quanto oggi sono alla ricerca in un certo senso di un sosia che mi consenta di essere contemporaneamente in un paio di luoghi. Quindi se qualcuno dovesse conoscere qualcuno che mi assomiglia, naturalmente pregato di segnalarmelo o regolarmi di conseguenza. Diciamo, non è casuale la frase, ci siamo messi d'accordo naturalmente con la signora, che ringrazio per la tempestività. Diciamo, il titolo che abbiamo scelto per questa iniziativa è una, secondo me, un titolo emblematico, e cioè la politica che decide. Io credo che pochi argomenti siano sensibili oggi come oggi agli occhi dell'opinione pubblica come quello dei cosiddetti costi della politica. Certamente ricorderete tutti La Cassa, questo libro di Stella e Rizzo, dei giornalisti del Corriere della Sera, che hanno aperto agli occhi del grande pubblico un libro che ha venduto più di 1 milione di copie, un dato fuori dalla norma rispetto al mercato editoriale italiano, una giungla di privilegi che diciamo valgono a rendere la politica così distante agli occhi dell'opinione pubblica. Va detto per onestà intellettuale che sono state assunte delle determinazioni e dei provvedimenti legislativi volti a sfrondare significativamente questo albero della cuccagna che è così inaccettabile suona agli occhi della pubblica opinione e della cittadinanza, a cominciare, penso, no, da certi meccanismi previdenziali che riguardano, o meglio riguardavano, diciamo, membri del Parlamento, che insomma indubbiamente erano disancorati rispetto a qualunque realtà che poi è la realtà che ciascuno di noi conosce nella propria esperienza di vita e lavorativa. E allora io penso però che i veri costi della politica sono quelli di una politica che non è in grado di assumere decisioni, i veri costi della politica sono quelli di una politica che si limita al compitino, come troppo spesso abbiamo assistito in questi 5 anni a Pescara. Perché chi si candida a guidare una comunità deve, diciamo, tenere bene in mente, deve avere una stella polare ben definita nel fatto che ci sono aspettative molto significative, molto forti, e la necessità di fare è proprio palpabile, percepibile nell'aria. Questo perché naturalmente la decisione politica passa attraverso l'ascolto e l'inevitabile sintesi, ma è impensabile che non si addivenga ad una decisione, e tutto questo tenendo bene a mente che il bene più prezioso di cui noi disponiamo è il tempo. Ogni tanto, quando sono in vena di fare, come dire, filosofia speech, ritengo appunto, e ne sono sempre più convinto, a maggior ragione in questi giorni così frenetici di campagna elettorale, in cui le ore e i minuti mi sembrano scappare tra le mani, ritengo, dicevo, che il tempo sia un bene indispensabile. Noi ci candidiamo a guidare, a far sì che il progetto politico del centro-sinistra torni protagonista, si torni alla guida della città di Pescara, si torni alla guida della regione Abruzzo, convinti come siamo che non sia indifferente che a guidare una comunità ci sia l'una o l'altra parrocchia politica. Perché credo, e questo a mio avviso sarò pure di parte, è molto evidente,
che ci sono modi per risolvere le questioni di destra, modi per risolvere le questioni di sinistra, ma soprattutto c'è l'impegno, la volontà, la dedizione, la passione, che sono variabili importanti di cui occorre tener conto. E quindi, se il tempo è un bene prezioso, è indispensabile sfruttarlo al massimo, impegnandosi a testa bassa, ventre a terra, come si suol dire, nelle attività di amministrazione della cosa pubblica, con la consapevolezza cioè che l'amministrazione pubblica, l'utilizzo di fondi pubblici richieda attenzione ben maggiore di quella dei fondi privati sostanzialmente. Io credo che poi ad una politica che deve fare i conti con evidenti contrazioni di bilancio, con evidenti limiti della spesa pubblica, perché certe epoche, insomma, no, l'Italia di Pantalone è finita da tempo, e oggi noi abbiamo il dovere verso le nuove generazioni di invertire la rotta, di far sì che torni la speranza, di eliminare quell'idea così diffusa per cui noi avremmo raggiunto il vertice della piramide e saremmo destinati inevitabilmente a scivolare. In una parola, invertire questa tendenza per cui si ha paura del futuro. Fin dei conti, e mi piace spesso citare questo passaggio, c'è l'ologramma cinese che descrive la parola crisi. Voi sapete che in Cina hanno caratteri alfabetici diversi dai nostri. Dicevo, l'ologramma cinese che descrive la parola crisi è lo stesso che descrive la parola opportunità. Quindi, in un certo senso, crisi e opportunità sono il rovescio della stessa medaglia. Quindi, se noi viviamo come viviamo tempi difficili di crisi, c'è il dovere per la politica di porre in essere innovazione. L'innovazione è una merce preziosa come l'aria che respiriamo. E cosa significa innovazione? Significa certamente attenzione a tante cose di cui si compone la nostra società, il prisma, che le tante facce del prisma che costituiscono la città di Pescara. C'è un ambito su cui mi sto interessando e francamente non l'avrei pensato, però credo, parto da Fabrizio De André, grande poeta e cantautore, il quale ci ricordava che dall'etame nasce un fiore. Ecco, la monnezza, la spazzatura, che sono così, fastidiosi agli occhi dell'opinione pubblica, perché sono il simbolo più evidente del degrado, no? Quei cassonetti stracolmi di merce, quelle carte per terra, quelle bottiglie di plastica che magari vediamo nel corso delle nostre passeggiate estive al mare. Beh, tutto questo può essere un'opportunità. Può essere un'opportunità perché ci sono dei margini per far sì che la posta di bilancio, pari a circa 23 milioni di euro su 110 di cui si compone il bilancio del comune, che attengono a detto ambito, è possibile effettuare dei risparmi di spesa significativi che abbiamo quantificato nell'ambito almeno di 2 milioni di euro all'anno. Come si fa per fare questo? Certo, non bastano le parole, occorre prendere atto di una considerazione. Voi sapete dove vanno a finire le bucce di banana che noi mangiamo? Vanno a finire a Bologna e costano 170 euro a tonnellata, e ce ne sono migliaia di tonnellate che produciamo, perché le banane, la frutta, l'umido in generale è molto diffuso. Voi sapete che noi siamo fuori legge da tanto tempo, perché direttive europee impongono di raggiungere sin dal 2012 livelli di raccolta differenziata pari al 65%. Voi sapete che in questi 5 anni si è passati a malapena dal 29 al 33%, e noi su questo dobbiamo impegnarci nel intrattenere relazioni con i comuni limitrofi, perché lo smaltimento di questo tipo di rifiuti si può fare dotandosi di impiantistiche adeguate che costano circa 2 milioni e mezzo, che possiamo realizzare di concerto con gli enti locali e naturalmente con la regione, con la consapevolezza che è un investimento che ci potrà dare lustro, ci potrà dare spinta e potrà andare nel senso di quello che io ritengo sarà una stella polare del mio percorso politico, cioè la necessità della città vivibile e sostenibile, che passa anche e soprattutto attraverso queste cose. Quindi, se la crisi è anche opportunità,
Io vi chiedo naturalmente di sostenerci, di aiutare il centrosinistra a tornare alla guida della città di Pescara, chiedo di aiutarci a far sì che il centrosinistra torni alla guida della regione Abruzzo, perché noi insieme naturalmente al governo nazionale, a Roma, qui abbiamo la battagliera senatrice Stefania Pezzopane che tutti conoscete, ecco, noi abbiamo molta voglia di fare, dateci una mano e ci giudicherete sui risultati, grazie. Allora, ringraziamo Marco Alessandrini, candidato sindaco della città di Pescara, e abbiamo i tempi un po' contingentati, quindi passo subito la parola alla senatrice Stefania Pezzopane e colgo l'occasione, visto che è qui vicino a me, anche per congratularmi, perché abbiamo ricevuto un comunicato dell'ottimo risultato raggiunto in Senato l'altro giorno. Praticamente tramite il suo intervento al momento è stata, diciamo, interrotto, sospeso il progetto di Ondina Mare, e quindi apprezziamo il suo, ecco, intervento e il risultato, questa è la politica che decide. E allora colgo l'occasione. Colgo l'occasione magari anche per offrire uno spunto di riflessione insieme a quello che appunto lei ci vorrà dire, illustrare, se effettivamente l'Abruzzo, ricco di risorse in termini ambientali, ecologici, ricchezze enogastronomiche, se a volte appunto la politica non ha saputo valorizzare queste risorse e se appunto c'è ancora tempo e modo per farlo. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere per me nostro candidato e che lo porteremo a fare il presidente della regione. Quando io sto a Roma ormai da un anno, anche grazie al vostro voto e alla vostra fiducia, parlo dell'Abruzzo, mi si illuminano gli occhi. E mi si illuminano gli occhi perché io sono non solo fortemente radicata in questa regione, ma la adoro e penso che sia una regione straordinaria. Quando parlo dell'Aquila gli occhi mi si illuminano, ma mi si ombrano anche un po', perché la mia città vive un momento molto doloroso. Tra l'altro oggi è il 4 di aprile, domani sera ci sarà la fiaccolata che ci avvicina alle fatidiche 3:32, quel maledetto numero che ha cambiato la nostra vita. Questo Abruzzo però non è ben governato, non è ben governato, non è ben rappresentato. Ha una classe dirigente scadente, spaesata, che non ha saputo capire che stava cambiando il mondo, indecisa su tutto, incapace di prendere decisioni. Ora, io prima di arrivare in Senato ho svolto dei ruoli amministrativi simili a quelli che ha svolto Luciano. Siamo stati presidenti di provincia, io ammiravo molto lui, presidente di provincia, proprio per questo suo piglio deciso, e anch'io sono molto determinata. Quando hai una responsabilità non puoi stare lì nell'incertezza, non puoi non decidere mai. Ecco, una delle colpe più gravi del presidente attuale della regione è che non ha deciso mai nulla, e se qualcosa è accaduto perché altri intorno a lui hanno mandato avanti delle questioni. Prima citavi la vicenda di Ondina Mare. Noi abbiamo con determinazione, guardate, è stata durissima, perché la lobby del petrolio è una lobby potente, non stiamo scherzando. Far votare al Senato, hanno votato tutti tranne i 5 Stelle, i 5 Stelle non hanno votato perché dice no, bisogna bloccare, ma con una mozione non blocchi, studiati prima le carte, studiati le procedure e poi parli. E quindi non hanno votato, ha votato persino la Lega, la sospensione delle piattaforme entro i 12 chilometri. È stata una battaglia durissima. Quando vai a vedere i comportamenti della regione nell'Iter,
vedi che c'è un buco nero. C'è un buco nero, addirittura Piode a un certo punto disse che non avevano ricevuto la lettera dal ministero, invece l'avevano ricevuta, ma magari lui non l'ha vista. A suo malgrado, a sua insaputa, stanno facendo la piattaforma. Sombrina Mare è così, sulle politiche sociali. Ho fatto l'assessore alle politiche sociali in una città tormentatissima, la mia città, dove 40.000 persone, quando io facevo l'assessore, non avevano una casa. Quindi venivano tutti i giorni, a decine, a centinaia, a chiedere aiuto. Le politiche sociali, una cosa importante, che va rilanciata, con una forza nuova, perché con le politiche sociali si crea anche lavoro, si crea anche occupazione per tutti quei ragazzi, quei giovani, quelle donne giovani che abbiamo formato nelle varie discipline e che oggi non trovano sbocchi. Anche lì tagli alla non autosufficienza, tagli alle politiche per l'handicap, tagli alle politiche per l'infanzia. Ma per farci che questi soldi? Perché almeno dice sa, ci abbiamo rafforzato il porto di Pescara, abbiamo rimesso a posto le infrastrutture, dici da una parte e dall'altra. No, manco questo. Questa ignavia, questa indifferenza, ecco, io penso che la prima cosa che deve fare la politica, e credo che anche il nostro segretario diventato presidente del Consiglio lo stia dimostrando, è che le cose non le devi dire, le cose le devi fare. Le cose le devi fare, ti devi assumere la responsabilità. Ora noi abbiamo usato la soppressione delle province intese come province elette. È perfetto quel disegno di legge? No, non è perfetto, ma è un segnale al paese, sì, è un grande segnale al paese, e a volte la politica deve dare dei grandi segnali al paese. Fuori dal Senato ieri mattina è venuta una truppa televisiva che intervistava i senatori, faceva una specie di referendum tra quelli che erano d'accordo o meno alla, diciamo, cancellazione del Senato come Senato eletto, e quindi mi hanno messo sto microfono davanti, ero appena uscita così a sorpresa mia insaputa, e mi chiedono: lei è d'accordo? E io ho detto: sono d'accordo, ma non lo dico perché lo devo dire, ma perché io sono proprio d'accordo, perché è una cosa che si discuteva da 30 anni. Io mi ricordo i seminari alle Frattocchie di Giovane Figicciotta, quando i Soloni e i costituzionalisti ci venivano a dire che bisognava fare il Senato delle Autonomie. Adesso Renzi lo vuole fare, il Parlamento cercherà di farlo, e si dimostra che le cose non si dicono soltanto, ma si fanno, perché la gente non ne può più. Non ne può più, e se votano 5 Stelle anche per questo. E noi dobbiamo recuperare questa credibilità della politica. E Luciano ha tutta la forza e l'energia per recuperare questa credibilità assieme a noi. Voglio subito inserire un argomento, perché sono una persona molto sincera e molto schietta. A volte lo sono talmente tanto che mi prendo un sacco di rimprove, di insulti, di critiche. Io ho osservato qualche giorno fa che alcuni nomi che giravano per le liste erano un pochino scomodi. L'ho fatto perché voglio vincere, e voglio vincere con Luciano, perché io penso che Luciano sia una grandissima energia, che ha delle qualità importanti, che le ha dimostrate quando ha amministrato, che ha una sua competenza in certi campi che pochi hanno in Abruzzo, e che noi la campagna elettorale la dobbiamo fare soprattutto su questo. Poi ben vengano anche da altri partiti, da altre aree politiche, ma non è quella, a mio giudizio, l'elemento più importante. L'elemento più importante è una grande coalizione che si stringe attorno a una persona capace e competente, che è stata per troppo tempo in panchina e che oggi deve tornare a giocare per mettere a segno il pallone nella rete e cambiare il destino a questa regione. E quindi, io
con Luciano con le mie idee, che penso possano essere un pochino utili. Grazie. Ringraziamo la senatrice Stefania Pezzopane per questo intervento caloroso. Adesso una comunicazione di servizio, perché Marco Alessandrini deve andare via, quindi lo salutiamo chiaramente per altri impegni e quindi ci lascia. Chiedo scusa, ma purtroppo con i candidati che si rispettano naturalmente deve correre, o un'inaugurazione scalpitano, ma vi lascio in buone mani. Grazie. Allora adesso, dopo appunto, ripeto, questo intervento caloroso della senatrice, passiamo la parola al candidato presidente Luciano D'Alfonso. Anche a lui magari offriamo degli spunti, ecco, per la discussione, perché come ha detto giustamente la senatrice, le sue qualità sono indubbie, quindi le sue capacità altrettanto, e quindi siamo, diciamo, ansiosi di vederlo all'opera, per vedere cosa può fare con questa nostra regione e quali sono i risultati che possiamo ottenere. E allora a questo punto gli chiediamo, prendendo spunto proprio dal titolo di questo incontro, appunto puntando sulla decisione, sulla politica che decide, allora gli chiediamo quali sono appunto gli interventi politici, le azioni politiche di cui questa regione ha urgenza, ha necessità per affrontare tutte le problematiche che oggi attanagliano i nostri cittadini, i nostri elettori. C'è l'emergenza lavorativa, c'è l'emergenza, la crisi economico-aziendale che appunto non consente alle aziende e alle imprese di andare avanti, e infatti i fallimenti e le crisi sono all'ordine del giorno, c'è il disagio sociale che aumenta, quindi questa è una regione che ha bisogno di una politica che decide, e bisogna avere degli interventi immediati. Giustamente la senatrice ricordava anche il nostro segretario, presidente Renzi, e quindi prendendo spunto appunto da questa questione, gli chiediamo cosa è urgente e cosa può essere messo in campo per l'Abruzzo per tornare ad essere una regione vincente. Grazie. Grazie a voi, a Francesca, a chi sta facilitando anche la moderazione di questo bellissimo pomeriggio, naturalmente a Marco e molto anche a Stefania, che è tornata da Roma, da una delle sue giornate combattive in Parlamento, per essere presente con noi a Pescara. Io ho fatto 13.000 chilometri di democrazia in queste settimane, sostenuto prima per le primarie, e ringrazio anche per questo Stefania e tutti quanti voi, e poi nella seconda fase di questa campagna elettorale. Ho riempito due quaderni di appunti, molte pagine le trovate anche su Facebook, fotografie, segnalazioni, e ho rilevato, cara Stefania, cari amici di Pescara, se vi accomodate dentro avete meno ragione di parlare all'esterno. Quello che ho rilevato è che in giro c'è l'idea di una regione inutile. Nella migliore delle occasioni, una regione che produce ornamento. Io non mi candido per fare il presidente dell'ente regione, dell'amministrazione regionale. Voglio fare il presidente della comunità regionale, dei dipendenti e dei poteri della regione, ma delle città, dei territori, delle imprese, delle associazioni, di coloro i quali vivono la terribile condizione della sofferenza e del dolore, ma anche del progetto e dell'ambizione. Un'idea di regione che recuperi l'utilità dell'ente regione nei confronti della vita regionale. Una regione che, per recuperare autorevolezza e legittimazione, torni a produrre convenienza, convenienza collettiva. Stefania lo ha detto con la sua capacità, diciamo, da laser nell'affrontare le questioni. Non è possibile che davanti ad ogni circostanza chi ha la titolarità di quel potere dica non mi compete, sono altri che devono intervenire, mi rimpicciolisco, addirittura mi nascondo. Provate a ricostruire tutta la vicenda riguardante il terremoto di L'Aquila e dei comuni del cratere. Si è visto un vuoto,
il ruolo manchevole dell'ente regione. È stato purtroppo un cantiere impegnativo per il comune dell'Aquila, che è stato bombardato dall'emergenza. Poi c'è stato un ruolo affannato in alcuni momenti del governo del paese, un ruolo di supplenza del Parlamento e di alcuni parlamentari e di qualche forza politica in alcune stagioni. Ma io non posso dimenticare che la regione come ente una volta al mese siede alla conferenza Stato-Regioni, che è la migliore intuizione che ha avuto il decisore parlamentare, Bassanini in particolare, per fare in modo che ogni volta ci fosse un rapporto paritetico tra territori e Stato attraverso la conferenza Stato-Regioni. Io voglio ricostruire quante volte non ci si è andati lì, nei momenti opportuni in cui si stabilivano norme, programmi, dotazione di risorse normative e finanziarie. Perché è successo questo ai danni dell'Abruzzo? Non perché qualcuno programmaticamente ha voluto non andarci, non consumare quella opportunità. Non ci si è pensato, non si sono avute le idee, non si è avuta la consapevolezza che se si fosse coltivata quella presenza, quel combattimento, a valle accadeva a favore dell'Abruzzo tutto quello di cui noi avevamo bisogno. Che cos'è che rischia oggi l'Abruzzo sul fronte della ricostruzione? Che si rifacciano le case, che si rifacciano le mura, che le mura corrispondano al piombo e al filo, ma che non si ristabilisca con velocità la vita, l'economia, la cultura a cui hanno diritto quelle mura. E lì c'era bisogno di un supplemento anche di dotazione normativa a favore delle imprese. E su questo, Stefania, lo dovremo fare dal 26 di maggio, chiedendolo con forza a tutti i livelli. Norme sartoriali a favore della vita delle imprese. Io mi guardo attorno, giudico, stimo, avvicino. In Umbria e nelle Marche, dopo che hanno ricostruito le mura, si sono fatti carico anche di concepire strutture adeguate per la vita delle imprese da rilanciare, perché 5 anni di fermo costituisce ruggine nel motore dell'economia di un territorio. È di qui che parte l'idea di una dotazione straordinaria che darà opportunità all'intero Abruzzo. E tutto quello che c'è ancora da fare lì deve essere fatto velocemente, con un coinvolgimento di tutti a pieno titolo, in maniera esaustiva. Ecco perché da subito ho detto che l'Aquila avrà un ruolo rilevante anche nell'esercizio della funzione amministrativa regionale. E questo Stefania lo sa, ma lo sanno anche gli altri pezzi di classe dirigente della provincia dell'Aquila. Noi dobbiamo porci un obiettivo in Abruzzo: dire e fare cose chiare per quanto riguarda il ricomincio della ruota dell'economia in Abruzzo. Deve tornare a girare la ruota dell'economia. In 5 anni noi abbiamo perso qualcosa come 8.000 imprese attive. 5 anni fa il PIL aveva un valore assoluto di 29,3 miliardi di euro. Dopo 5 anni abbiamo perso 3 miliardi di euro. Questo non è dovuto ad una condanna dell'Olimpo contro di noi. Crizia non si è messo a lavorare contro di noi. Sono mancate condizioni, strutture, infrastrutture, cimento, sentiment della vita delle imprese affinché valesse la pena tornare ad investire, ad osare, a rischiare, a gettare in avanti il progetto di vita delle imprese. Quello che ho più colto in questi mesi che sto zappando l'Abruzzo non da solo è la caduta verticale dell'ambizione. Di chi è il compito per far ricominciare a vivere l'ambizione? Nelle tre direttrici l'ambizione. L'ambizione dell'impresa affinché torni ad investire, a pensare, ad innovare, a ricercare, a guardare con fiducia alla competizione nazionale ed internazionale. Secondo, le decisioni del potere pubblico devono tornare a incidere sulla realtà. Terzo, i consumi dei consumatori, si direbbe in Europa, ma noi lo dobbiamo dire anche in Abruzzo, i consumi. Tutto questo evocano il ritrovamento della fiducia, il ritorno dell'ambizione. E di chi è la competenza a ristabilire la fiducia? Del potere.
Il potere è la seconda grande risorsa che genera la democrazia. La democrazia genera fisco, fiscalità, erarialità e poi il potere nelle sue doppie forme: il potere della norma, il potere dell'amministrazione. Io mi candido per fare in modo che questa regione sia la più facile d'Europa per quanto riguarda il sì da dire alle imprese. Noi vogliamo fare in modo che chi già opera in Abruzzo abbia il coraggio, la voglia dalle sue costole di generare nuova impresa, e chi ci deve venire da fuori deve capire che qui ne vale la pena venire ad investire, perché trova un potere alleato, alleabile, che dice di sì. Stefania, mi sono fatto una chiacchierata con i capi della burocrazia regionale e ho chiesto loro: ma l'Abruzzo ce l'ha delle procedure tipiche per dire di sì velocemente a chi vuole investire? Quando c'è una catastrofe scatta la reazione della protezione civile. Noi siamo in guerra per quanto riguarda l'economia, qual è la dotazione procedurale per dire di sì velocemente, come se fosse la protezione civile, all'imprenditore che vuole investire? Non c'è. Tutto viene trattato ordinariamente. A me piace parlare anche per immagini. Non si può dire allo stesso modo con lentezza di sì ad una lampada votiva di un cimitero e con lentezza dire di sì ad un'impresa che vuole nascere o potenziarsi o espandersi. Noi dobbiamo qualificare le nostre procedure a seconda di ciò che riguarda. Dobbiamo fare in modo che in Abruzzo ricominci anche una stagione di infrastrutture, Stefania. I fondi FAS devono essere oggetto delle riunioni al terzo piano della regione, circondati da bottigliette di crodini. Ma i fondi FAS vanno calati nell'immediatezza di una programmazione che conosca un inizio ed una fine, poi un cominciamento realizzativo. E non può essere che la piccola regione Molise ha già tutto chiaro in mente e noi siamo ancora alla fase del circondamento. Ma perché? Ma dovesse fare che è vero che se ne sono occupati a Montazzo di fondi FAS, così come abbiamo letto, voi sapete. Io non dico una parola sugli altri, che abbiamo tanto da dire e da fare dal punto di vista delle decisioni. Noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo, per esempio, spostarsi sia un diritto, la velocità sia un diritto, sull'asfalto, sulle strade, con le macchine individuali e gli autobus, ma sia un diritto anche attraverso l'acqua del mare, con i porti. Voglio salutare quella delegazione per noi molto cara della Marineria di Pescara. Stefania, qui abbiamo conosciuto una pagina di devolution. Quei tre marinai che sono qui, pescatori che sono qui, hanno dovuto farsi carico loro della rappresentanza politica. Hanno dovuto loro cucire l'attenzione di parlamentari, ministri, prefetti. Addirittura hanno anche riempito di inchiostro fascicoli presso la procura per farsi ascoltare. È vero o non è vero? Io vi dico che il 26 di maggio quei fascicoli saranno oggetto anche di una iniziativa della regione per fare in modo che si colga il senso di quel trattato. Dobbiamo fare in modo che in Abruzzo nasca un'autorità portuale che si faccia carico della gestione, della manutenzione, della promozione, della valorizzazione di ciò che ci arriva dal mare, di ciò che dal mare deve partire verso il mondo. Pescara, Ortona, Vasto, Giulianova, sapendo che il porto regionale è Ortona, sapendo che Pescara ha una vocazione per quanto riguarda il turismo e la pesca, e sapendo che Vasto è una ulteriore infrastruttura per l'industria. Però dobbiamo fare le scelte, perché se non scegliamo noi, scelgono altri contro di noi. E quando è che si ha la voglia di scegliere velocemente? Quando si conoscono le questioni, quando se ne conosce l'effetto di quella questione, o accelerata o ritardata. La programmazione è impastata di consapevolezza, la decisività e la decisionalità va in campo quando si sa che cos'è la posta in capo, che cos'è il rischio che si corre. In questi giorni c'è un grande parlare di maestri della cultura costituzionale. A Renzi qualcuno ha rimproverato di fare velocemente e magari di mettere a rischio il nostro sistema costituzionale.
In passato c'erano altri maestri che ci hanno insegnato cosa fare e come fare, i maestri della programmazione, qualcuno bravo e anche abruzzese, tipo Pierluigi Ciocca, e il nipote di Ciocca è un valentissimo magistrato della Corte dei Conti, di origine aquilana, cara Stefania, Giacinto della Cananea, che qualche giorno fa è stato a Pescara ospite nostro. E lui ci ricorda, loro ci ricordano che programmare significa stabilire cosa si fa prima e cosa si fa dopo e perché. Noi dobbiamo riprendere a fare programmazione come stabilimento delle priorità. La prima priorità in Abruzzo è la vita delle imprese. Lo dico non perché è presente Graziano Di Costanzo, che io avrei voluto con me nel Parlamento regionale. La prima priorità è rilanciare la facilità della vita delle imprese. La seconda priorità è fare in modo che in Abruzzo curarsi sia semplice. E la cura deve intervenire, Stefania, davanti alla patologia, ma anche alla fragilità e alla debolezza. Sapete che mi hanno detto in questo secondo quaderno di appunti? Ma perché in Abruzzo è così difficile la diagnostica sanitaria? E abbiamo il dato assurdo che i medici sono bravissimi. Le tecnologie ci sono, numerose e pagate, a volte pagate anche di più. Quello che manca è l'organizzazione. E l'organizzazione è il liquido di mercurio che ci deve mettere l'amministrazione, la politica, se conosce il territorio, conosce le esigenze, sa la classe dirigente come fare cosa, quando fare cosa. Ma è così difficile fare in modo, per esempio, che le macchine per la diagnostica lavorino 24 ore al giorno? È così difficile ricontrattare, per esempio, le prestazioni di lavoro del personale preposto alla diagnostica? Fare in modo che lavorino H24 le macchine e qualche ora in più il personale, organizzando una rotazione intelligente? È così difficile. Io non mi vorrei trovare a ricevere le telefonate sul mio telefonino come accade oggi, tra virgolette, patologicamente, per accelerare la diagnostica, perché poi so, ha ragione giustamente, che c'è, insomma, anche chi organizza il rigore e mi potrebbe dire perché lo fai, e io dico che lo fa giustamente chi amministra il rigore. Noi dobbiamo organizzare un meccanismo automatico che organizzi il funzionamento. Dobbiamo fare in modo, Stefania, che chi cerca la cura specialistica ad alta densità la trovi senza difficoltà, facilmente, vada in quel punto dove c'è quella capacità di servizio sanitario e riceva la cura, la prestazione ad altissima densità specialistica, e dopo 30 giorni riceva anche la telefonata dal sistema regionale abruzzese sanitario per sapere come va, dopo 60 giorni come va, dopo 90 giorni come va. Noi siamo una piccola regione, incassiamola che siamo una piccola regione. Facciamo in modo che sia un sistema di città-regione, dove addirittura le coccole possono essere pensate a favore delle persone, delle imprese e dei territori. E poi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo, per esempio, la solitudine della nostra regione faccia parte del passato. Ogni volta che l'Abruzzo si è isolata come regione, sono venute le sventure. Da soli al massimo si fanno le feste di compleanno. Noi dobbiamo allearci con Umbria e Lazio nella dorsale appenninica, con Marche e Molise nella dorsale adriatica, e fare le grandi richieste infrastrutturali insieme. Nell'attuale Ministero delle Infrastrutture lavora il capo della struttura di missione, si chiama Ercole Incalza, molto competente, a volte anche contestato per l'eccesso della sua durata in quel ministero. E ci lavora anche una abruzzese molto stimata, che è il numero 2 della holding ferroviaria, si chiama Barbara Morgante, è il capo della programmazione della holding ferroviaria, nata a Turi Valignani e vive a Chieti. Entrambi mi dicono: ma perché l'Abruzzo ogni 6 mesi cambia priorità? E perché si cambiano le priorità? Le priorità che si cambiano sono gli oboli di estetica nella discussione. Faccio vedere che ogni volta organizzo la porta girevole dei temi. Quando è invece che l'amministrazione raggiunge risultati? Quando fa battaglia. E quando fa battaglia? Quando conosce il valore delle questioni per cui si combatte. È come se fosse una classe dirigente senza motivazione. Noi dobbiamo organizzare in Abruzzo il potenziamento del sistema ferroviario.
noi abbiamo il sistema ferroviario del 1875 di Silvio Spaventa per la dorsale adriatica e dell'onorevole Angeloni di Rocca Raso per la dorsale interna. Dobbiamo pretendere la velocizzazione, tutto quello che è possibile, senza fumisterie. È possibile farlo. Noi dobbiamo fare in modo, cari amici che siete qui, che in Abruzzo si cominci una stagione, per esempio, anche di manutenzione. Le strade provinciali non ci sono più. Su 2.400 chilometri di strade provinciali, il 20% ha determinato l'interruzione della percorribilità. Lei è stata presidente di provincia, in una provincia estrema per quanto riguarda la collocazione politica. E se non ci fosse stato il terremoto, tu avresti rivinto. Fu la scenografia seduta a cavallo del terremoto che ti ha impedito la conferma, ma non ti ha negato il consenso. Tu conosci il sistema viario della provincia dell'Aquila e non solo. Fra non molto avremo bisogno dei cavalli. Ho riconosciuto qualche medico in sala, ce n'è uno in terza fila che è un medico quasi filosofo, per tutte le cose che sai e la passione che ci mette. I medici avevano nel loro contratto, fino al 1948-49, un'indennità che si chiamava indennità di cavalcatura, perché col cavallo arrivavano a destinazione a fornire la prestazione. Fra non molto noi avremo bisogno del cavallo. Io l'altro giorno, per arrivare a Montazzo, dove ho fatto un comizio, ho dovuto quasi fare ricorso al cavallo, ma è così in molti piccoli comuni. I comuni noi li vogliamo associare, non li vogliamo uccidere, i piccoli comuni. Noi dobbiamo alleare i territori, associare i piccoli comuni, alleare le regioni, avere un progetto strategico da e di futuro. Io vi rendo certo che l'Abruzzo verrà riconosciuta come regione in Europa, perché saremo la regione più facile, una regione facilmente da raggiungere, una regione nella quale chiunque vuole realizzare il suo progetto di vita trova qui le condizioni, una regione nella quale sia facile anche studiare. Il sistema universitario, Stefania, che tu conosci bene, non può procedere nella sua separatezza. Io, se avessi potuto, mi sarei laureato in scienze della comunicazione, ma dico adesso basta ai laureati in scienze della comunicazione. Facciamo in modo che vada in onda un sistema universitario regionale che si accorga della domanda di formazione universitaria che pone l'economia, la società, la modernità, la contemporaneità, l'Europa. I tre rettori attuali sono i migliori possibili, per fortuna. Non siamo come negli anni passati, nei quali ci è capitato il peggio sul piano anche della conduzione universitaria. Noi dobbiamo fare in modo che le università vengano percepite come risorsa per l'innovazione e la ricerca. Dobbiamo cucire le nostre università con i centri di ricerca e di innovazione, perché l'innovazione e la ricerca servono anche all'economia, serve all'enogastronomia, serve al di dentro della proposta turistica. Ma chi lo deve fare questo? La prefettura, il consorzio di bonifica, sosti, discount, o lo deve fare la regione con la sua capacità di essere statualità nel territorio, coordinare con le premialità, non con le costrizioni, col valore del progetto. Io per questo mi candido, sapendo che per fare quello che serve occorrono risorse di vario tipo, risorse finanziarie, in via di diminuzione sul piano della provenienza al rubinetto. Non ci saranno più risorse al rubinetto, ci saranno sempre di più risorse progettuali dello Stato e dell'Europa, e dobbiamo essere capaci di pensare progetto, di pensare lungo, di pensare grande. Noi dobbiamo sempre rispondere alla domanda: a che serve quello che vogliamo fare? Noi dobbiamo essere capaci di mobilitare risorse progettuali, ma anche risorse umane. La politica deve mobilitare il meglio delle classi dirigenti, e le classi dirigenti producono il meglio quando conoscono le questioni e quando hanno motivazione. Io, se fossi un imprenditore, non assumerei per il curriculum. Il curriculum fatta a una scala da 1 a 10 vale 4, assumerei per la motivazione, che è l'energia che consente resilienza quando il gioco si fa duro. Che cos'è che è mancato in questi lunghissimi 5 anni? La motivazione. La motivazione che organizza il combattimento.
momento con Palazzo Chigi, anche quando c'è lo stesso colore di partito. Non va bene che per L'Aquila e non solo, anche per il nostro porto, cari amici pescatori, ogni volta abbiamo dovuto fare lo sciopero. Ma può essere che non ci possiamo dotare di procedure tipiche di qualità? Ormai non è la prima volta che accadono i fatti che ci stanno colpendo, anche davanti alle catastrofi. Possiamo organizzare una legge che in maniera automatica prevede la reazione del sistema? Senza ogni volta far capire e far vedere che è la prima volta. Ci fu un intervento bellissimo, sono sicuro che ti capiterà di leggerlo, di rileggerlo, di un parlamentare bravo, semplice e umile del Molise, Peppino Astore, il quale disse: ci possiamo dotare di una legge quadro che stabilisca cosa accade quando c'è un terremoto vero, demolitivo, che non viene ingrandito ad arte per le case, per la vita delle persone e delle imprese? Perché tutto deve essere conquistato sulla canna dello sciopero? Toglie dignità, toglie energia, toglie libertà mentale di pensare all'altro ancora che serve. Ecco, io penso ad una regione che si mette in mezzo, che aiuta, una regione che riempie i vuoti, una regione che riconosce i diritti non solo a chi ha merito, Stefania, ma anche a chi ha bisogno, a chi vive l'esperienza del dolore, una regione che si ponga il tema delle pari opportunità, un'espressione questa che è quasi non più usabile in questa regione per le ragioni che sapete, una regione insomma che è capace di metterci quel di più che fa sì che il cittadino singolo, quando ha buone idee, buona volontà, riesca a produrre il meglio di sé. Se qualcuno mi chiedesse che significa essere di centro-sinistra al governo della regione, io risponderei con una immagine di Norberto Bobbio, che a sua volta è nutrita da un'immagine di un grande pensatore della Germania moderna, non contemporanea. Penso a Hegel, quando ci hanno insegnato, Hegel in quel tempo e Norberto Bobbio nel Novecento, che quando la politica funziona, la politica consente ai territori, alle persone di esprimere il meglio di sé. Noi possiamo dire che negli ultimi 5 anni l'Abruzzo ha espresso il meglio di sé come comunità di persone. Quest'Abruzzo che è formidabile, quello che ha prodotto lucentezza negli occhi quando Stefania, ma anche altri come Stefania, hanno parlato dai banchi della Camera, dai banchi del Senato o dai banchi dei nostri comuni. Una regione che straordinariamente ha ricevuto l'affetto di Dio. Se noi pensiamo alle montagne, pensiamo ai fiumi, pensiamo al mare, alle vallate, pensiamo a formidabili esperienze collettive. Se io rileggo le pagine di questa storia, voi pensate a quello che è stato il prosciugamento del lago del Fucino, o alla battaglia della Brigata Maiella per fare in modo che più Abruzzo fosse presente nella nuova Italia e anche nella nascitura realtà europea, perché la battaglia della Brigata Maiella non fu soltanto una battaglia di liberazione, fu una battaglia anche di intuizione della nuova Europa. Quella cosa lì è l'Abruzzo, e noi la dobbiamo recuperare, declinare, facendo che, sapendo che lì sono scritte anche le nostre ragioni nella storia di questa regione. Questa è la regione che ha dato luogo, per esempio, cara Stefania, e tu questo lo sai bene, alla nascita di istituzioni formidabili, il Consiglio di Stato, non so quanti avvocati sono presenti, è frutto di una intuizione di un abruzzese. Silvio Spaventa di Bomba, giurista formidabile, si è posto il tema del rapporto paritetico tra il cittadino e la pubblica amministrazione. E lui ha voluto la quarta sezione del Consiglio di Stato, lui l'ha concepito e lui l'ha insediato, quel luogo di rapporto paritetico tra Stato e cittadino nella tutela degli interessi legittimi. Un signore di Tocco ha concepito il rapporto dell'Europa con le città, Filobusi Guelfi, un galantuomo di Teramo le zone franche urbane, un aquilano straordinario i rischi della democrazia come Pamfilo Gentile di Castel di Ieri. Tutto questo secondo voi ci lascia neutri, rimpiccioliti, ci lascia in seconda fila o ci dà una grandissima responsabilità nel sapere pensare e nel sapere fare?
Vedete, e mi avvio alla conclusione, quello che non mi ha convinto in tante occasioni di questi lunghissimi 5 anni è che non abbiamo mai colto un'opportunità a volo. La vicenda del terremoto è una vicenda che rimedia alla piccolezza demografica della nostra regione, alla piccolezza di PIL della nostra regione. Le regioni che parlano ad alta voce con Palazzo Chigi e con Bruxelles sono quelle che contano molto demograficamente e sono quelle che contano molto sul piano del PIL. Noi abbiamo avuto una catastrofe che ci doveva dare una grande dignità rafforzata per chiedere, per avere, per competere sul piano progettuale. Noi l'abbiamo vissuta in maniera piatta nella funzione dell'ente regione, che doveva essere più ambiziosa, più esigente. La discarica di Bussi, ma vogliamo scherzare? Io non sono abituato a parlarne in termini di rivendicazionismo, ma perché ci voleva la corte d'assisi di Chieti per chiederci che l'Istituto Superiore di Sanità doveva certificare la condizione patologica di derivazione da quelle acque 7 anni dopo? Vogliamo fare l'elenco di ciò che va fatto lì? Anche lì sembra quasi che sia la prima volta che esiste un apparato amministrativo. Il piano di caratterizzazione ambientale, chi lo doveva chiedere? Chi lo doveva produrre? Il piano di bonifica e le attività di bonifica, chi lo doveva porre come tema? Il piano di messa in sicurezza, chi lo doveva porre? Chi lo doveva realizzare? Io non prevedo una volontà negativa, non lo si è voluto fare, non c'è l'idea organizzativa. Guardate, io ho un giudizio così rigoroso anche sugli anni precedenti passati, fatte alcune eccezioni. Cioè non c'è l'idea, mi ricordo un grande intellettuale della politica, Gianfranco Miglio, che ci ha insegnato all'università, il cittadino fa bene se pensa al giorno che passa. La classe dirigente deve pensare al futuro, pensare lungo, prevenire, prevedere, reagire. Ma può essere che le luci su Bussi si accendono quando la stampa nazionale pone il tema? Il potere è nato non per andare al seguito, per fare l'inchino all'emergenza che la stampa nazionale solleva. Quel dossier, chi lo sta lavorando? Voi sapete che io ho avuto problemi riferiti alla coltivazione, allo studio del diritto. Sono stato oggetto e soggetto di accertamento di verità. Quando mi sono confrontato con queste speciali figure delle professioni liberali, ho detto: voglio capire se i miei avvocati lavorano quel giorno che mi hanno di fronte o lavorano anche tutti i giorni dopo, fino al giorno in cui si pronuncia il verdetto. E mi sono organizzato per fare in modo che ci fosse una lavorazione quotidiana. La classe dirigente, davanti ai problemi comparsi o nascosti, deve lavorare tutti i giorni, non il giorno che c'è solo lo spettacolo. Qui sta la differenza. Le burocrazie, gli apparati, le amministrazioni, vi faccio una piccola confidenza, l'amministrazione è nata in principio in una comunità monastica di domenicani per la sostituzione degli abiti talari. Nacque la prima idea di burocrazia e di organizzazione, le comunità monastiche, per organizzare il circuito delle sostituzioni degli abiti. Le burocrazie non è che sono una pesantezza che ci obbliga qualcuno. La burocrazia, come risorse di bravure, sta lì a organizzare una lavorazione continua, costante, per fare in modo che il problema inevitabile venga risolto e il problema evitabile venga evitato. E non può essere che davanti a ogni fatto noi siamo un lampadario di ornamento. Sul porto i pescatori devono organizzare il litigio per essere ascoltati. Sull'Aquila Stefania deve organizzare la rivoluzione con Giovanni Lolli e Massimo Cialente. Sulle imprese della Val di Bratta c'è scritto: nulla possiamo fare. Sulla Fondo Valle Sangro, che è una strada che attende lì da 40 anni di essere completata, non sappiamo chi lo deve fare. Sull'aeroporto di Pescara io vedo politici di primo rango che leggono la pagina giusta di Repubblica per vedere cosa dice Lupi. Come se noi fossimo tutti cittadini di Contamara. In qualche luogo c'è qualcuno che decide e noi al massimo possiamo ascoltare o leggere.
Io voglio impiantare una classe dirigente esigente, potente, nel senso che può, che usa il potere per poter fare, che ha le idee, che è capace di ascoltare e di farsi giudicare. Io chiedo a Stefania di fare in modo che tutta la classe dirigente si senta protagonista. In questi giorni una rappresentazione anche, come si può dire, intelligente della grandezza di un partito come il nostro e di una coalizione pervasiva come la nostra ha messo in evidenza che probabilmente ci sono anche punti di vista differenti. Questo non è una pozzanghera nel circuito della vita politica. Se c'è la capacità di ascolto e la capacità anche di provvedere alla soluzione, questa è la vitalità. Stefania, per quanto mi riguarda, costituisce un giacimento di grande bravura del nostro partito, poiché fa le battaglie, poiché non è una quota rosa di quelle a rilevanza dimostrativa, è una quota grigia nel senso dell'intelligenza, del combattimento, nel senso del non indietreggiare mai. E questa regione come comunità e l'ente regione come istituzione hanno bisogno di queste energie. Io metto in campo una tecnè della quale ringrazio i cittadini che mi hanno sempre votato e quindi voi e tanti altri che sono fuori. Con l'esperienza che ho fatto e con qualche studio che ho messo in campo, ho una tecnè che mi consente di essere utile, ma io non so tutto di tutto, io so alcune cose bene, ho bisogno di essere aiutato, ho bisogno anche di essere tallonato, spintonato, perché poi la politica è questo circuito che funziona, di cogliere anche priorità che magari sfuggono al patrimonio ordinario di cultura e di consapevolezza. Stefania per esempio ha candidato L'Aquila come città capitale della cultura, è stata una battaglia tua, che è la prospettiva di quella città, per evitare che torni ad essere una città di mura. Invece noi la dobbiamo fare una città viva. Quel dossier non deve rimanere carta, quel dossier deve tornare a vivere se è una regione intelligente ed è capace di nuova linfa. Io dico a Stefania che ci dovrà e mi dovrà aiutare molto, mi dovrà aiutare molto Giovanni Lolli in un ruolo proprio specifico dentro la regione. Noi dobbiamo aiutare tutti insieme Massimo Cialente e Marco Alessandrini, ma dobbiamo aiutare anche le altre realtà, le città intermedie di questa regione. Io non voglio una città gonfia qui e poi il degrado e le lande desolate altrove. Io voglio una regione tutta vivibile, una regione che sviluppi le potenzialità ovunque queste sono. Io quando vado a Castel di Sangro io non vedo la E della vecchia cartina Abruzzo e Molise. Molte volte Castel di Sangro è stata soffocata da quella macchia di inchiostro Abruzzo e Molise e la E era la E di Castel di Sangro. Quella è una realtà straordinaria, magnetica, di reciprocità con la Campania, col Molise. Noi dobbiamo avere una visione che consente a tutte le realtà di funzionare. Così noi saremo meglio della Baviera sul piano della potenza. Dobbiamo fare in modo che i nostri fiumi vengano ritrovati, ripuliti, restituiti alla vitalità. La Terno-Pescara è un fiume davvero regionalista, pensato a Terno, strutturato come vita all'Aquila, si allunga a Chieti e si conclude a Pescara. E voi pensate che sul fiume noi possiamo parlarne solo come dato di inquinamento? Li dobbiamo scatenare un progetto di fiume, un contratto di fiume che lo restituisca all'antica vitalità. E su questo io chiederò aiuto a tutti, ma sulla Terno-Pescara, ma come anche sul Sangro Aventino, sul Gomano, sul Saline, sulle realtà fluviali anche minori, sapendo che in Europa, se voi chiedete che cos'è una regione, sapete la risposta che danno? È un comparto d'acqua. È per questo che le macro regioni in Europa sono state fatte attorno all'elemento dell'acqua, e noi siamo i peggiori che trattano l'acqua nella nostra terraferma dell'Abruzzo. Per questo, Stefania, ti dico, raccogliamo insieme la sfida, sapendo che della regione che noi ci occuperemo con vittoria dal 26 di maggio anche tu potrai prendere impegni e mantenerli, anche voi.
Anche voi dovete sentirvi candidati. Io ho una grande voglia di essere apprezzato, di essere votato, di essere giudicato positivamente. Io ho una grande voglia di fare in modo che dopo 5 anni un altro vinca per conto e per nome del centro-sinistra. Questa è un'attività che si può fare per 5 anni, perché è massacrante, perché ci sono molte cose da fare, perché soprattutto le cose noi le vogliamo fare, non le vogliamo rendere oggetto di convegno. Qui sta la cifra della nostra differenza. Gli altri, quello che hanno saputo fare, lo hanno già messo in mostra. Adesso tocca a noi. Buonasera. Grazie a Giacomo che si è emerso chiaramente dall'intervento di Stefani e di Luciano che abbiamo bisogno di un approccio che decide, perché fare politica oggi significa esporsi, e sia Stefani che Luciano lo fanno molto bene, e da questa difficoltà di esporsi altrimenti deriva anche la delegittimazione della politica. Vi ringrazio a tutti e alla prossima iniziativa del Partito Democratico. Grazie.